Ciao a tutti, bentornati sul canale e bentornati a Casoli di Camaiore, il mio paese di nascita e di crescita. Siamo sulle Alpi Apuane meridionali, alla base del Monte Matanna, dove questa frazione popolosa è abbellita da tanti anni ormai da meravigliosi graffiti. Sono qui, come è logico, per parlarvi di una pianta che cresce in questo periodo, tra l'altro adesso è fiorita, su tutte quante le zone calcaree di massi affioranti, ghiaioni e ravaneti. È possibile dunque incontrarla adesso, rigogliosa e profumata, bottinata dalle api e anche da alcuni bombi, una pianta meravigliosa che talvolta per le sue proprietà in cucina e quelle medicamentose viene confusa con un'altra e per questo motivo sorta di litigi, di contrasti e di avversità tra le popolazioni locali nel chiamarla in un modo piuttosto che in un altro. Ne ho già parlato, ma voglio descrivervela in questo momento dell'anno perché adesso, come dicevo, è particolarmente fiorita, molto profumata, oleosa direi, e una pianta che possiamo definire persino mitologica. E allora oggi la andiamo a cercare e arricchirò questa narrazione descrivendo vita, morte e miracoli di questa bellissima e utile piantina appartenente alla famiglia delle Lamiacee. Dunque, cominciamo proprio dalla famiglia Lamiacee, dal greco antico laimos, che si traduce nell'attuale italiano gola, e questo perché le fioriture di tali piante sembrano in effetti delle fauci aperte e hanno anche una cannula giù inserita in profondità che ricorda la trachea, dunque Lamiacee da laimos. Va da sé poi che molte di queste piante, per i contenuti di oli essenziali, sono anche effettivamente dei disinfettanti del cavo orale. Ma questo potrebbe essere un caso. Labiate è invece un altro modo di appellare questa famiglia. In quel caso ci riferiamo alla sporgenza di un petalo che di norma può essere quello di sopra o quello di sotto, ma che si affaccia molto rispetto all'altro e quindi lobato come un labbro, labiate. Deriva da lì, ma io le chiamo Lamiacee perché mi piace sempre associare le proprietà medicamentose di queste piante, come detto, al cavo orale e quindi alla gola. Ricordatevi allora in greco laimos. Questa pianta appartiene al novero, dunque alla famiglia delle Lamiacee. Ecco dunque la pianta della discordia. Il suo nome corretto è Santoreggia in italiano e in latino Satureia montana, come dicevo, delle Lamiacee. Viene facilmente confusa qui da queste parti con un'altra pianta, anzi con un altro genere di piante, il timo. Nello specifico qua si adopera soprattutto il cosiddetto pepolino o peporino, e cioè il Timus vulgaris, subspecies vulgaris, che viene adoperato per aromatizzare polpette, brodo, ma soprattutto i famosissimi tordelli della Lucchesia, un primo piatto davvero succulento. Ebbene, invece, questa pianta, che è la Santoreggia, ha proprietà molto importanti e anche un gusto che la rende più adatta in cucina per altro genere di ricetta, per esempio per aromatizzare il pesce, oppure macerata nell'olio extravergine di oliva, dopo un certo numero di giorni, che potrebbero essere 21 se la pianta è ancora molto profumata, oppure 28 sfruttandone al massimo i contenuti fitochimici. Quell'olio servirebbe per condire i legumi, perché c'è una drastica riduzione della formazione di gas intestinali se si adoperano gli oli essenziali che questa pianta rilascia anche nell'olio d'oliva, dunque le sostanze in questione sono anche liposolubili, si sciolgono arricchendo l'olio extravergine di oliva. Il suo annesso mitologico dipende dal fatto che l'etimologia non è soltanto quella di Satureia Satur, quindi coltivata, accudita, ma anche erba del satiro, perché ne vengono riconosciute proprietà afrodisiache, e si sa che l'attività dei satiri, un po' come quella delle ninfe, era
dedicata all'aumento dei sensi. E allora una pianta tonica, energetica, ma soprattutto direi disinfettante, disinfettante del cavo orale, delle mucose in generale, antinfiammatoria, lenitiva, antalgica, una pianta che tutti quanti dovremmo guardare con una certa ammirazione, rispetto e anche utilizzarla, perché no? E allora tenetela in casa. Una pianta straordinaria, profumatissima, che in alcune regioni d'Italia, come ad esempio l'Abruzzo, viene comunemente chiamata erba pepe, perché basta masticarla tra i denti per sentire un forte accento piccante, quasi come a voler copiare il pepe o invece essere utilizzata dalla povera gente, perché il pepe era appannaggio delle caste più ricche, mentre invece queste piante aromatiche, che ci sono tra l'altro servite per conservare le carni a lunga scadenza, il pesce, in un tempo in cui non abbiamo il frigorifero, il sale è una merce preziosa che ci fa ancora dire conto salato, ad esempio, e allora tutti quanti avevamo imparato a conservare queste derrate alimentari deperibili con gli oli essenziali di molte piante aromatiche, ma questa in modo particolare. A presto allora, vi diamo appuntamento a un altro piccolo viaggio etnobotanico per imparare a conoscere meglio alcune piante che magari sempre avete guardato e ora vi aiuterò a vederle meglio, arricchendole dei tanti loro importanti dettagli e informazioni. Oggi eravamo a Casoli, Casoli di Camaiore, ma ci aspetteranno certamente altre mete. Grazie, come sempre, della vostra preziosa attenzione.